Buonasera amici, doveva essere la 10 invece la 9, ho perso una puntata, ciao Bana! Era trinciato, addio. In cui abbiamo trinciato e abbiamo comprato la trincia. Che lo rivedrete, cioè, ma lo rivedranno gli amici. Facciamo vedere la trincia, sì. Comunque adesso siamo qui, non ho capito perché devi continuare a muoverti. No, perché io cambio faccio il zoom. Faccio il zoom. Si è trinciato una volta nei tre puntate, per cui ricapiterà. No, beh, allora, si semina, c'è quello, vabbè, tralasciando. Vendiamo sto trattore qua per la gioia di Michele, perché sto trabiccolo. Porta. Però in realtà, allora, è bello. No, ma è bello, è molto bello esteticamente. Non sterza sto schifo, però. Questo bisognerebbe aprirlo e cambia l'angolo di sterzata. Ma è proprio il Fiat, secondo me. È il 1300 alla fine. Ho capito. Come l'altro MB che abbiamo venduto va al cambio manuale e faceva schifo, questo c'ha il problema dello sterzo. Vabbè, compreremo solo Fend. Che ti porti Audi. No, a parte quello. Che sacrificio. Che sacrificio. No, vabbè, a parte quello, è John Deere, è classico. Vabbè. Sono lavori sporchi, ma qualcuno dovrà pur farli. Esatto. Lo vendiamo, c'è un piccolo momento off topic al negozio di confronto tra gli Unimog, così giusto per buttar via 10 minuti. Può farli. No, dicevo, confronto tra gli Unimog e poi c'è da seminare tutti i terreni a orzo, perché faremo metà campi, cioè metà dei campi da trebbiare e metà da trinciare. E dopo averla trinciati si semina il sorgo per fare altro trinciato. Tutto un dato che può uscire bene, lo sfruttiamo. Basinga! Chi l'ha mandato? Basinga! Trebbia. Grazie, Trebbia ti amo! Poi Trebbia ci dici se hai cenato, che hai mangiato. Volevo sapere tutto di Trebbia, che ha cenato, che ha mangiato. Niente di bello orare e togliere le erbate. Esatto, è la cosa più bella. Allora, Bana. No, siamo qui con... Riuniti? Due mod di Unimog, anche se sono tre, sono due mod in questo caso. Questo qua è quello dell'LS Old Timer, che vedete c'ha gli IC. Ho preso la configurazione con la stessa potenza, il 4.11. Ecco, sì, bravo, apri, fai vedere. Se no, questo qua c'ha pure una configurazione meno potente e cambia anche la griglia. Vabbè. La cosa particolare è che agli IC puoi aprirti il cassone, puoi farlo senza il tettuccio, poi vabbè, insomma, gli IC diciamo che fanno il loro la faccia di chi c'ha il Porsche decappottabile. Esatto. Noi abbiamo abbiamo anche il fattore di togliere questi. Scusate, no, non togliamo. Poi se vuoi ti abbassi il vetro e poi quando sorridi hai i denti pieni di moscerini. Ma quello è l'altro discorso. Anzi, tra l'altro, adesso io non mi ricordo lui dove l'ha messo. Ti sei però... provato, Robertino? Che succede? Caldo, comincia a essere caldo forte. Venga di qua, Robertino. Sì. Vedi sulla portiera quella scritta giallina? A sinistra. No, questa qua è aperta. Amber? Invece il modder l'ha messa sulla portiera destra. Vabbè, in questo caso non si vede. A meno che non entri in cabina e vedi sulla destra. Sì. Comunque, quella è la scritta che dice le dimensioni del pilino. Così, diciamo, per informazione. Una cosa che ho notato sono questi lampeggianti. Tipo sono polizia? Blu, no, pompieri in questo caso. Sono blu, sì, ma la luce dentro è gialla. Allora, Trebbia intanto dice il viaggiotto pomeridiano, mi tocca alzarmi alle 7 perché arrivano gli operai che stanno sistemando il bagno. Per quanto io sia contrario alla cosa scritto Lizard, qua fortunatamente il modder non ha messo nulla di estetica e devo dire, tra tutti gli Unimog che hanno fatto Lizard, questo qua è il più bello. Mi piace. Pompiere. Se vieni qua, Federico, no. Allora. E la cosa bella di questo è che al passeggero, per chi ama c'è il passeggero come Roby. Sì, Kevin, c'è, cerca che c'è. Tutto ok lì da voi, pioggia? No, qua sole che spacca i cammelli. Allora, e tra l'altro, ste gomme qua della Michelin, queste qua che c'è su quello dei pompieri. Scusami, voglio levare una curiosità. Sono bellissime. Possiamo andare. Mi dica, no, non suona. Che brutta cosa. Ci ho già provato per quello, lo so. Però, devo dirti anche così. Fatto. Ma dobbiamo portare il farm? No. Ah, Volevo fare giusto una specie di... Ah, giusto. Questa moto qua, con gli IC, non ha i lampeggianti. Giusto per altra cosa. Da una vita è uscita così. Il Polesine, Kevin.
Sarà un anno e mezzo, forse due. Sì. Sì. Diciamo confronti tra Unimog. Ciao Lone Wolf, buonasera, bello. Io voglio sapere come sta Lone Wolf e se gli possiamo dare un bacio. Pensa un po'. Io eviterei. Io evito, poi se vuoi farlo tu. Comunque, adesso andiamo. Comunque confermo che c'è anche per console. Andiamo in farm. Per sì, vabbè, buonanotte. Sogni d'oro. Non useremo i miei mezzi, ma quelli del tazzista per fare prima. Adesso li vediamo. Ciao Zasanta. Io però devo parcheggiare di là. Perciò parcheggiare. Sono piccoli del parmigiano. Reggiano. Ah, eccoci qua. Tutto ok, Lone Wolf. Come la tua risposta potrebbe essere la mia. Lo lasciamo di lì il camioncino, perché di qua non ho spazio. Piccoli micro lag. Allora okay. Abbiamo il Valtra con la dischiera del DLC. Aspetta che non riesco a raggiungerlo. DLC premium. Che cos'era? Niente. E John Deere invece con la seminatrice della Horsch. Micheletto prende il Valtra e coltiva i campi. No. Allora, bana mio, per piccino che tu sia. Allora, che ha fatto tu, zio? Poi mi sa che per la tua gioia, volendo, dato che l'altra volta me l'avevi chiesto, non te l'avevo fatto usare, userai la semovente per il diserbo. Quella che bellino, il maialotto, il maialotto. Esatto. 8 il maialotto, per chi se lo ricorda. Sono 8 il passerotto. No, non penso. Sono Eto Micheletto. Ah, questo qua è il John Deere, quello di Dince o Dince, non so come si pronuncia. E questo io ho sempre detto Dince. Sul Modab, è vero. Non so se questo c'è sul Modab, non mi ricordo. Non lo ricordo. Perché il modello, vabbè, potenza massima 6R e 215, che è il... aspetta che lo dico subito. Se non sei tu, ciao Max Selvi. Large frame, però non penso ci sia. Tutto ok, dopo essere stato in zona Bergamo Bana. Ah, è stato nella tua zona, Marco Berte, vedi Bana? Pensa. Eri veramente vicino al Bana. Perché? Invece... Io sono partito da questi campi già coltivati, perché comunque andando veloce non c'è, Michele andrebbe più piano rispetto a quello che facciamo noi, quindi bene o male. Ma invece Diego La Fef, dov'è Diego La Fef? Chi, scusa? Diego La Fef. E chi lo sa? Non c'è il nostro Diego La Fef. Allora, amici, ho acceso ufficialmente il terzo monitor, siete felici? Che culo! Guarda. Abbiamo Francia, Austria e quindi. Sì, no, allora, ho sentito comunque, perché oggi ho pulito il frigo al lavoro e avevo la radio accesa, infatti sentivo che c'erano tipo 3 partite oggi che si svolgevano. In totale. A proposito, non ho più visto quanto è finita Belgio-Slovacchia, ma credo abbia vinto la Slovacchia. Sì, ero. Mi sa che ero appena partito dal lavoro, ho sentito che ho provato a vedere Belgio, 1-0 per la Slovacchia, ho provato a vederla, ma una noia mortale, dico qua, carità. Ma piocco. Ma per carità. Alcune squadre sono impresentabili comunque. Balavari. Era meglio l'europeo a 24, no, quante so? A 24, adesso a 16 era meglio. Una mod per sostituire la superfalsa, ve l'ho detto, cioè avete la liftable pallet, che non prende su tutto, prende sui pallet, però è già qualcosa, insomma. Meglio che un calcio nel... Esatto. Hanno annullato 2 gol al Belgio, io ho visto fino a quando se l'è mangiato Lukaku, fino a quando Lukaku si è mangiato quel gol, e poi ho detto troppa noia, troppa noia.
Peccato che rompono con i diritti, sennò sarebbe bello fare un commento serio delle partite, dice l'onimo. Ma in realtà il commento lo si può fare, è che non possiamo farla vedere. Infatti. Il commento lo si può fare, ma è un macello perché voi state avanti, mi spoilerate le cose, capito? Invece è meglio. È meglio non spoilerare, io intanto con l'occhietto butto là. Guarda Teo Hernandez, chissà se sarà ancora un nostro giocatore il prossimo anno. Stessa cosa vorrei dire, potrei dire di Maignan. C'è la Marsigliese, Michè. Dove è Peru in questo momento? Co-shot, guarda, co-shot. Fai il conto che alla radio dicevano i nomi di qualche calciatore, così io dicevo chi? Come si chiama? Amore mio, amore mio. Tu sei giovane, sei un fringuello, no, che vola. Però del calcio me ne frega una minchia, quindi quello è il problema. Ma tu sei un uccellino. Sì, problema. Però tu sei un uccellino che vola libero nei nostri spazi. Ah. Aerei. Che sì, vietati. Ah no, con la GTA. Ce la passiamo meglio qui noi. Mi sono dimenticato di far vedere la trincia per gli amici da casa. Cioè di YouTube, quindi. Che hai fatto su YouTube? No, mi sono dimenticato di far vedere la trincia dato quella scorsa puntata. Ah, sì, è morta, raga. Può succedere, può succedere. Vabbè, volte... quando torniamo. È venuta a mancare. Sì. Cambiamo campo. Lonevor, sì, ho sentito. Altro, stavo valutando come per trattore di farmi questa accoppiata così, questo trattore e sta simulatrice non sta neanche male, che è giusta per sta mappa volendo. Dovrei valuterò. Intanto stiamo sentendo l'inno austriaco che conosciamo a memoria grazie alla Red Bull. Ma l'abbiamo data, siamo. Ma la canzone è quella su Charles Leclerc, l'avete? No, me la sono persa. Ciao Kevin. La ritrovo. I procuratori, no? Lonewolf, sì, te la provo assolutamente. Sono loro sono i diavoletti sulla spalla, no? Che dicono ai calciatori: dai, dai, saluto, puoi chiedere di più, dai, vattene, dai, abbiamo altre chiamate. Ma dai, il diavoletto sulla spalla, hai visto come fanno i diavoletti sulla spalla, Michele? Fanno, oh dai, dai. Non lo so, io nel dubbio mi dissocio, non voglio una querela. Ecco. Allora. Eppur mi sono scordato di te, Michele. Come ho fatto? Non so. Una ragione vera. Ma no, Michele, tu eri bello, però. Robby, oggi ho sentito che Giuntoli ci proverà per Zigze. Sì, ma tanto il Milan non lo prende Zigze, perché non vogliono pagare le commissioni. Ma purtroppo oggigiorno se vuoi prendere un calciatore le devi pagare. È come di vorrei mangiare il gelato ma non voglio il cagotto. Purtroppo così. Aspetta, se sei intollerante, esatto. Perché una persona normale, a meno che non lo mangia in carrettiera a dicembre fuori, non penso si piglia un cagotto. A meno che non ti mangi 10 vaschette una dietro l'altra. Samu Mila, non so se verrà, ma è presto per Samu Mila. Samu Mila ha degli impegni, diciamo. Però hai chiamato Diego prima e è arrivato Diego. Eccolo Diego Lafe. Buonasera Diego, com'è la situazione in casa Lafe? Buonasera caro Lafe. Oh Diego, no, Diego. Diego Lafe. Oh Diego, Diego, Diego Lafe. Uè, oh Diego, Diego, Diego la. Uè. Hai la balai, ha balai, ha balai, ha balalai, ha balalala. Sì. Oh. Fa 72. Ah, ok, va bene. Quindi lui ha fatto senso. i due, no, 909, penso sia 7200. Mi è stata a trippare più di quello che so. Trebbia, sì, bentornato. Io già la odio. Ciao Trebbia, bentornato. Allora, io vorrei dare i bacetti a Trebbia. Allora, che ha mangiato Trebbia di buono? Poi. Allora, Peru dice con un'aria un po' anche da snob. Ma è aritmetica elementare, bana. Non è aria da snob, è alla Sheldon.
elementare. Con la faccia, con quella faccetta 909 per 8, sì, certo, lo faccio tutti i giorni e allora io approvo Stefano. Che dice non state bene, fidatevi di uno che non sta bene di tanto e se ne intende. Stefano, non fa una piega. Illumini la tua cena, cioè ci dici cosa hai cenato di bello. Intanto saluto Nazab. Deve prendere ciò che ha mangiato e puntarci sopra un riflettore. Grande festa a casa di Nazab, chissà cosa si è mangiato stasera. Detto che siamo qua, un coscetto di cavallo. Ok. Aspetta. Federico, vuoi venire a lavorare anche su sto campo che sto a fare io? Sì. Ah. Su 140. Dimmi. Devo trovare un erpice che ci può attaccare davanti. Ah no, però c'ho il serbatoio di sì. Ah, Trebbe ha mangiato pasta al forno avanzata domenica, patata al forno e ora un bel gelatino. Vorrei stare lì con te, Trebbi, ci ha dato un bacino. Giro. Saluto JD, buonasera JD. Stefano ha mangiato pasta fredda con pomodorini, mozzarella e tonno e parmigiana di melanzane. Una cena leggera di Stefano. Nazab dice pane e turno di notte. Azzolina all'ex ministra. Allora dici, Federico. Vabbè, per quelli su YouTube, questo è ciò che abbiamo comprato nella scorsa puntata, che si è persa. Trincia, lama del mais, lama per frumento. Ma la rivedremo. Erba. La rivedremo in azione. La rivedremo nel breve. Corretta questa volta, come velocità mi sa. Esatto, la barra l'ho messa a 14, un chilometro orario in meno rispetto a quelle di default perché è un pochettino più vecchia, allora andiamo, che è poi in realtà vai molto meno nella realtà, però sorvoliamo giustamente per farming. Ho cambiato il tubo, l'ho messo un pochettino più lungo, che magari con i carri ci impastiamo meno, e la lama, questa qua è una mod, infatti è colorata class e camper, mentre quella di default è tutta rossa. Ma tolto questo, andiamo avanti. Robby, Teo Hernandez è scatenato. Più che scatenato è mezzo rotto, visto la botta che ha preso. Allora, guarda, c'ha pure i numeri, diciamo, stile old la Francia. Bella sta maglietta della Francia. Tondola abbastanza, c'è solo fattore questo sommaggio. Tra l'altro, a proposito di old, o old, come dici tu, a parte quello, penso che prenderò un trattore della Glass vecchiotto e poi più avanti vedrete qua. Ciao Manuel. Federico, io mo sto a fare così una striscia sia una no per fare meno manovre, poi se arrivi tu sei 5 metri e io sono 6. Sì, no, voglio dire, poi quando arrivi troppo fai quel pezzo che io ho già fatto, poi quando arrivi verso le strisce ancora da fare me lo dici e vengo, mi sposto di là. Sì, stai sulla carta, penso anch'io che la finale sarà quella, Francia-Germania, ma attenzione sulla carta, che poi il calcio tu mi insegni che non è che va sempre come, capito? Basta buttare una mazzetta in più e... L'Inghilterra non è che mi è piaciuta molto ieri, non è che ha fatto una gran partita. Farming Simulator solo di nome, cheat e me stesso dal 2015 a oggi, dice Perone. Allora, adesso non so perché mi è venuto in mente, sai che prima di iniziare mi avevi chiesto una sigla, che io ho letto, ho sentito una canzone e non mi ricordavo il titolo, è quella dei Linkin Park, In the End, l'abbiamo messa anche come sigla un po' di tempo fa, sì, scelta dal nostro Stefano fa, lo ricordo. Poi Saro, sì, buonasera, sì, Sarone. Sì, è vero, però da centrocampo il suo illegale a nazionale dei Tre Leoni, eh. Vedremo dei bei quarti, io credo, Ste. Vedremo dei bei quartini e non di vino. E non di vino. Perché tu non bevi, neanch'io. No. Diciamo che probabilmente adesso vi potrei star seguendo davvero dal mio yacht, in quel caso. Perché il Fend è potuto, quindi ci c'è una portiera aperta. Che ne so, Federico, comunque, erano così nati, erano tirati in casa. I rally sono belli, però... Milioni di milioni. Però... Ma quella di... No, basta. Non si può dire. No, capisco che oggigiorno ormai con 5 macchine, però... Però vabbè. Allora... E di che sei tu che ne parli male? No, comunque meglio 5 macchine che quel caos in altre cose. Infatti, macchine... Comunque, Tommy, 4 volte campione del mondo con la Mizu, l'altro. Chi?
Hai visto? Manco sai chi è. Non ho capito. No, io, che hai detto. Che io ho fatto una battuta Johnny. Su quello che ha detto lui. Makinen, tu hai detto con 5 macchine. Io ti ho la battuta Makinen. Ho capito Johnny io. Allora, ci venga anch'io negli anni 80. Sarebbe bello, dice Saro. E sì, eh. E sì, Saro. Sarebbe... E sì, Saro. Sarebbe bello, Saro. E sì, Saro. Comunque, cosa vorresti dire contro il web? Troppo caotico, non mi piace. E comunque domenica e sabato è stata una da sabato a domenica è stata una bella gara combattuta, come piace a te, con tanti soppassi. Sì, sì. Quindi... ma lui si confonde con tutte quelle macchine, ha detto. Vabbè, sì, ho capito, è come se mi fai una partita di calcio che dura 24 ore. Bella, ci sono 500 gol, grazie al cazzo, dura 24 ore. Per questo di per forza ci sono i sorpassi. Così. Dimmi. Mi è venuto in mente adesso perché ho detto Ferrari nel messaggio, diciamo. Sì. Ad agosto esce un Lego piccolino della F40. Capito? Capito, Michelino? Questa è roba per te, che a te piacciono i leghini. No, in realtà, tra l'altro, la cosa che sarebbe bella, potendo tornare negli anni 80, sai quale sarebbe? Sì. Comprare macchine d'epoca, perché a quel tempo non costavano un cacchio le auto vintage, perché la gente le considerava vecchie, il vintage non esisteva, per cui tu macchine che oggi valgono milioni, all'epoca le pagavi un cacchio. Ma una Lancia Delta ai tempi, veramente, adesso ci vogliono storte, piegate, ci vogliono 90.000 euro. Sabotina scrive la F40, che lavoro, allora cosa facciamo? Comunque anche un gran lavoro. Do cosa fare? Michele. Non mi sta così vicino. Se Michele questo, dove cazzo sta Bana? Sì. Ah, cosa fare? Allora, Michele sul 4.15 a passare il rullo su sta in trincea, dove sta? In farm, esatto. Ciao Grego. E Roby prende il famoso porcellino. Allora, sì, mi piace. Eccolo. Segui Michele, campi 126 e Michele, aspetta che c'è il porco. Sì. No, dall'altra parte. Vabbè, andiamo di qua. Poi 97 e 98, così gli dico, ma lo dovrò. Ma certo, due lampeggianti a sto coso. Ma dobbiamo lavorare tutti e due sullo stesso campo o possiamo basta che ce lo porto? Tu portalo comunque. Piano, bestia. Lui fa tre passate, ha finito, quindi nel senso non ci vuole tanto. Michele, ti è venuto addosso che è una No, ci siamo sfiorati. Sì. Le calde bestia. Ma che cazzo? Vabbè, Roby magari fa un campo, tu fai un altro, poi tanto lui fa presto e poi viene agli altri. Comunque, almeno nel WEC c'è una Ferrari che vince. Dai, prossimi anni anche in Formula 1. Abbiamo Adrian, il genio Adrian. Allora, Roby, ma non è vero, ancora un attimo solo. Sì. Roby, tu devi fare il campo davanti a me, non questo, inizia da quello. Il 125. Ma lui c'ha la mappa chiusa, quindi non vedo un cazzo. 125 e 127 ha detto il Bana. Ho detto 125 e 126. Non è che me ne frega, GD, io poi cioè, nel senso, non le userei per andarci in giro. Sono macchine d'epoca. Esatto. Vabbè, 97, la mappa questa l'ho scelta apposta. Oltre che, vabbè, la Hellerbach l'ho giocata e... la recinzione del prato non va demolita. Davvero, Bana, ti piacciono i campi piccoli? Io non mi chiamo Mirko. Bana. Mo Bana. Salutiamo Mirko della quale... ora dovresti fare sto campo dove sto io. Ok, no, ti aspetto che finisci. Sì. Ma proprio l'avevi già letto in live che giovedì salti. Giovedì si salta, l'avevo detto stamattina, ma molti amici la mattina non ci seguono. Giovedì sera c'è la bellissima nazionale italiana che farà 7-0 contro la Spagna. Davvero? Ma si è pareggiato, ha perso, che ha fatto? Ha pareggiato. Ma che ha perso? Abbiamo vinto. Ha vinto. Con l'Albania non abbiamo pareggiato perché Gigione ha fatto una mega parata. Ciao, eccolo Mirchetto. Vedi, hai detto Mirchetto ed è sbloccato Mirchetto. La farm di Mirchetto si recupera venerdì. Mirchetto è stato informato di questa cosa? Appunto. Sì,
L'ho formato stamattina sempre in live. Ma voi la mattina ando cazzo. Stamattina sono arrivato che mancavano 10 minuti. Che hai fumato, Robby? Non lo so, Nazab, non lo so. Non lo so, non lo so. 7-0 per loro. No. L'Italia vince a meno 7. Cerco di essere positivo, cerco di essere positivo. Perché sono vivo, perché sono vivo. Fatta la battuta. Che bello che non mi sento più rispondere. Di questi tempi è meglio non esserlo. Allora, questo era un must. No, questo era un must. A proposito di questi tempi, oggi tornavo dal lavoro. E mi hai pensato tutto il giorno? No, ero sulle strade basse, così. Ah, no, dove ci stanno? Vecchiotte. Sì. E ho visto un tipo con la mascherina. Ho detto, qualcuno gli dovrà pur dire che non siamo nel 2021. Non mica ho capito che hai detto. Vabbè. Quindi ci dobbiamo preoccupare. La settimana prossima? Sono in ferie. Non sei a casa per stare per fare la farm. Ok. E dove vai in ferie? Sono a casa dal venerdì sera. In Abruzzo te ne vai? Dove vai? No, sul lago di Garda, che è in Abruzzo. Ah, in Molise. Allora, datemi un attimo. Cioè, che non esiste. Dov'è? Allora. Salutiamo tutti gli amici molisani. Esatto. Ovviamente si scherza, amici molisani. E anche la molisana, che è una pasta buonissima. Oddio, la pasta, grazie del pollo. Io pensavo che... Grazie Stefano. Ma io pensavo ti riferissi ad altro. No, la pasta che è buonissima. A posto di grazie a Stefano, che ha mandato prevedo una raggia, prevedo una raggiera. Una raggiera. La staccionata. Sì, no, ma non l'ho fatto già sto campo io? Sì. Ah, sì. Ok. Mi ricordavo bene allora. E qual è il Vai prossimo da fare? Vai a 140. Vo a 140. Suono, fischio e canta. Chiamalo. Se quello che cerchi è un numero, Bana. Fischia. Noi te lo troviamo subito, Bana. Fischia. Non esiste il mulino, Bana. Il mulino, Bana. Il Molise, Bana. Te lo dice uno che ci va tutti i giorni, dice Trebbia. Da accetto la qualunque a becco Grazie la qualunque. Grazie, Stefano. No. La molisana è concorrenza a Trebbia, però. È vero, perché Trebbia va lì dalla Pascutti. Come si chiama? Pascutti. La De Cecco. Amica è sua, La De Cecco. Non ho capito. Allora. No, comunque. Allora, adesso guarda, e del lago di Garda. Chi è che fa l'ecografia? Perché non lo so. Va a fare l'ecografia al lago di Garda. Non ho capito. Hanno Marco Berta ha scritto che sponda del lago di Garda. Io mi ha colto impreparato, non lo so. E vi posso dire che vado verso la Zise. Va quindi un po' di Zise. Sponda est. Veneto. È in Veneto, sopra Verona. Sì. Ma Verona Spadona? Ciao Timothy. Da quello che ti avevo detto, Roby, quel ragazzo là. Da ragazzo d'oro. Che era un film, mi sbaglio? Sì, sì. Uh-huh. Non lo so. Allora. Allora. Uh-huh. Giustamente sì. Trebbia dice, ma noi fammi concimi lì, mangimi. I concimi. I mangimi! I limoni! Signora! Allora. È vicino a Gardaland, ha detto. E allora non ci va a fare una capatina a Gardaland, Federì? No. Red Bull Power Train. Ah, ok. Come Red Bull Power Train? Ah. B. Sì. Ma perché fa pure i motori Red Bull? Da quando? E perché ti pare chi è che fa i motori adesso? Honda. Perché la prendi così sto campo? Ricordati che Red Bull ti mette le ali. 17 giugno 1962, dice Samu Mila. La vittoria di Jimmy Clark. Guarda, io mi ricordo Jimmy Fontana che cantò Il mondo non si è fermato. No, non penso sia lo stesso, sai? No, infatti. Ah, no. Dal 2026 fanno i motori. Ma anche Yuki Tsunoda dice kawaii. Come no? Kawaii. Carino. Voi vi siete persi il momento kawaii stamattina, raga, avete perso tante cose. Honda, Ferrari, nemmeno proprio. Puoi salire con Bana se vuoi dall'altra parte del campo. Mi piacerebbe tanto. Aspetta, ma ha finito di passare l'Iserbo? Che ne so? Credo di sì. Allora, Honda, Ferrari, Mercedes e credo anche Renault. Non mi pare, qua è ancora tutto da fare. Ma dove, Bana, dove? Questo campo dove stiamo noi, questo grosso più grosso. 90 e basta. Ho capito, piccolo cigno. Io ormai ho iniziato così, vado avanti così. Ho capito, cigno, ho capito. Te posso chiamare C? Allora.
Salute. Oh, vedi che adesso asciuga. I want to feel it, I want to feel it, glue, 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 glue. Buonanotte, Nazab, grazie di essere stato con noi. Faceva il tacchino. Era una casa molto carina. Sui pavimenti c'era l'urina. Stasera hai montato i fili al contrario, vero? Devi stare vicino al bordo, perché se mi lasci il bordo esterno l'erbaccia cresce uguale. Che fatica. Aveva grandi scaloni con dei ghiazzoni tutti marroni, tutti insieme. In casa di merda. Sì, sì, ma è confermato. Stasera ha messo i fili al contrario. Io non so dove passo. Allora, esatto, infatti fare passare il rullo adesso la può. Però anche te mettere la GPS, no, eh. Robby, da qua, bravo, vai dritto per dritto così, vai così. Ora perché ora dice Stefano, ora capisco perché sei tanto contento di venire nella mia farm, mi capisci Stefano? No, allora senti, scendi da qualcosa perché stai lasciando più chiazze te che mannaggia la miseria. Non è più un campo, è un dalmata. Sì, no, ci sta capendo dentro una sega di come ne faccia, guarda che schifo. Allora, la carica dei 101. Robby, mi sa che devi farti vedere da Mister Me, perché mi sa che è possibile. Non mi fa ridere Trebbia che mi scende la cosa, la coglia. Sì. Allora, la coglia. Cacchio dici? E Trebbia, praticamente appena lo tocchi suona come l'elettrochirurgo, gli si illumina il naso. Uno poteva entrarci dentro, fare la cacca sul pavimento. Comunque non abbiamo finito il discorso del bana che andava a tutti i bagni pubblici che si trovano in giro. Come il bana va a mungere al lago? Che fatti che il bana va a mungere al lago? Va a mungi pesci. Che cos'è? No, no, ma va in ferie, bana. Mica mungerà pure in ferie. No. Allora. Non lo so, se trova là vicino qualcuno che trincia, io non ci giurerei che non risale di forza sul trattore. Beh, quello. Vabbè, ma per lui è vacanza quella. Cazzo. Esatto. Ma Mara Lanza, grazie del follow. Come ho fatto settimana scorsa. Bana, io credo che ognuno è libero di fare quel che vuole, bana. Secondo me sì. Allora, sì. Adesso dove cazzo devo passare? Guarda qua che bordello ha fatto su. Che sta botta? Con chi ce l'hai, scusami? Con Robby. Ah, ok. Che sta botta? Perché anch'io ho fatto un casino, lo ammetto. Cioè, nella mia testa ha senso, però è un casino. È come se sotto casa mia qualcuno avesse dato una botta. Sì, ho sentito una botta tonfa, tipo splash. Allora, ma questa è più rivista la gatta? No, credo che non la vedremo più. Ma quella tua? Cioè, quella solita? Sì. Perché?